con noi un giovane di Santa Margherita, un giovane nel campo della ristorazione che vogliamo conoscere in particolare perché ha sperimentato delle particolarità di alcune pizze. Ma intanto conosciamo il giovane. Come ti chiami? Mi chiamo Gaetano Di Vita, sono originario di Santa Margherita ed è da 20 anni che sono nell'ambito ristorativo. Esce da quale scuola di formazione? Esco dalla scuola alberghiero di Sciacca, nel 2003 mi sono diplomato. Tu consiglieresti ai giovani di oggi di andare a frequentare la stessa scuola che hai fatto tu? Sì. L'istituto alberghiero, mi pare che era. L'istituto alberghiero, sì. La consiglierei tantissimo perché è una scuola che subito ti immette nel mondo del lavoro a 360 gradi. Poi giustamente sta a te cercare di migliorare sempre, perché nella vita bisogna sempre migliorarsi e non bisogna mai fermarsi. Io ho fatto le mie esperienze, tipo quando andavo a scuola, diciamo, ho girato un po' qualche ristorante qua della zona, avevo lavorato anche qua all'età di 16 anni, poi mi sono fatto un'esperienza in Francia, a Parigi, dove ho lavorato un anno e 8 mesi, e poi quando sono rientrato sono venuto a lavorare all'Opuntia da 11 anni che sono sotto il maestro. Sotto il maestro Francesco. Oh, sì. Francesco. Bene, lì abbiamo parlato di sperimentazione, ma abbiamo parlato di corsi specifici. In particolare tu hai frequentato in questi ultimi periodi dei corsi di specializzazione. Di cosa si tratta? Mi sono fatto un corso a Castelvetrano con la NIP, che è la Nazionale Italiana Pizzaioli, dove ho acquisito, diciamo, delle tecniche di lavorazione. I maestri formatori di questa NIP, chi c'era tra i maestri formatori? Il maestro che ha condotto il corso si chiama Gian Michele Messina, che è un World Master Chef. E lì durante questi corsi? È durato 3 giorni in totale, dove abbiamo sviluppato delle nuove tecniche innovative, a partire dagli impasti fino ad arrivare anche alle tecniche di stesura della pallina della pizza, che ci sono pure varie tecniche. Durante queste giornate di corso avete acquisito delle nuove conoscenze riguardanti nuovi materiali di impasto. Di che cosa si tratta? Allora, abbiamo fatto degli impasti innovativi diversi con farine innovative diversi e salutari soprattutto, perché sono delle farine a basso contenuto di zuccheri e delle farine che hanno delle proprietà nutritive naturali, diciamo. Infatti qua al ristorante da gennaio, tipo dopo le feste, avremo 4 tipi di impasti diversi. Quindi nel menù avremo la possibilità di scegliere questa sperimentazione che avete fatto lì durante il corso. Di che si tratta in particolare? Andiamo nel dettaglio. Allora, oltre all'impasto, quello tradizionale che avremo sempre, perché quello è da 25 anni che c'è, quindi siamo andati avanti con quello e con quello andremo sempre avanti. Inseriremo nel menu altri 3 tipi di impasti, tra cui la nerissima cereale semi, che è una farina con diversi tipi di cereali e di semi. Ad esempio c'è mischiato farina di avena, farina di segale, semi di girasole, semi di lino, e inoltre c'è il germe di grano tostato, che dà una profumazione molto accentuata all'impasto. Poi avremo l'altro impasto con curcuma, zenzero e semi di papavero, che questo impasto mi ha incuriosito molto quando l'abbiamo fatto al corso, perché oltre, diciamo, al germe di grano che è inserito nella farina, troviamo anche delle sostanze che sono molto utili al nostro, antinfiammatorie, che sono molto utili al nostro organismo. E in più i semi di papavero hanno un contenuto di grassi, di vitamine, di calcio e di proteine non indifferente. Mentre la terza è un impasto contemporaneo, perché oggi, ai giorni di oggi, piace la pizza col bordo magari bello alto, bello spesso, è molto leggera, è molto digeribile, sempre con l'aggiunta del germe di grano tostato. Ora,
va a profumare e a lasciarti un retrogusto dietro quando mangi la pizza, che è ottimo. Innanzitutto le due pizze, nerissima e quella curcuma, dentro il sistema di vapor, devono essere delle pizze innanzitutto bianca, senza salsa di pomodoro, perché il pomodoro va a nascondere molto il gusto dell'impasto. Poi in uscita possiamo mettere, diciamo, quello che... Cosa consigli? La nerissima, io ho dedicato, che già questa pizza non la facciamo con l'impasto quello nostro, quello tradizionale, però adesso che abbiamo l'impasto questo nerissima, cereale e semi, ho dedicato questa pizza omaggiando, diciamo, il nostro territorio. Infatti l'abbiamo chiamato omaggio al gatto pardo. E cioè? Infatti poi viene infornata con un po' di mozzarella e in uscita andiamo a mettere la pasteglia del Belice, che è un prodotto nostro, DOP, la marmellata di fico d'India, che è fico d'India, è il frutto principale di Santa Margherita, e le mandorle tostate. Le altre due, allora, nell'impasto quello contemporaneo lo possiamo fare in qualsiasi maniera. Invece nell'impasto allo zenzero, curcuma e papavero è preferibile mettere il pesce, un po' di pesce, il gambero rosso di Mazara. Infatti andremo a fare una pizza col gambero rosso, la burrata e un po' di pesto di pistacchio. Ci mettiamo all'opera e vediamo come si fa? Va benissimo. Allora, iniziamo dagli elementi. Gli elementi per fare la pizza quali sono a questo punto? Qui abbiamo, presentiamo. Allora, abbiamo i tre impasti di cui le parlavo poco fa, e abbiamo impasto nerissima, cereale e semi, impasto zenzero, curcuma e semi di papavero, e l'impasto contemporaneo con germe di grano tostato. Infatti se lei vede ci sono i puntini. Sì, perfetto. Allora, iniziamo con la stesura. Perché si mette sempre la farina sotto il, diciamo? Perché sennò si attacca alle mani, si attaccano. Allora andiamo a stendere il panetto, giustamente, senza toccare i bordi, cercando di lasciare il bordo. Perché il bordo non viene schiacciato? C'è un motivo, c'è una ragione? Così il bordo, diciamo, quando andiamo a cucinare la pizza si alza. Perché se lo schiacciamo non si alza più. A questo punto andiamo a inserire la mozzarella. Sia nell'impasto ai cereali, sia nell'impasto quello curcuma, zenzero e semi di papavero, che abbiamo detto che la salsa di pomodoro è sconsigliata. E qua andiamo a mettere pomodoro,
e poi andiamo. Allora andiamo al forno. Un buon forno come deve essere per far venire una pizza ben cotta? Deve essere alla temperatura alta per cucinare le pizze. Deve avere una bella fiamma, deve avere il suolo a temperatura. Qui siamo a legna. A legna. Queste qua giustamente. Queste sono le farine che abbiamo utilizzato, la farina quella zenzero, curcuma e semi di papavero, la nerissima con i semi e i cereali, ok? E questa è la farina quella con il germe di grano per l'impasto idratato. Andiamo ad aggiungere qua la bufala. Questa ricordiamo che è la... Ed è un basso e della casa. Quella contemporanea, sì. Andiamo ad aggiungere la bufala. Questa diciamo che già sono quasi pronte, mentre l'altra... Ok. Questa è... Allora, questa abbiamo detto che è la zenzero, curcuma e semi di papavero, la cereale è quasi pronta, bel bordo, tra l'altro nel frattempo già devo iniziare a mettere qualche condimento qua sopra, ti dico che cereali e semi, guardate che bellezza. È quasi pronta, seppure la un basso contemporaneo. E questa è quella. L'impasto contemporaneo che poi è il basilico. Cosa le conferisce il basilico? Quell'odore? L'odore, il profumo. Il basilico è un bel filo d'olio nostro, d'oliva. Condire, omaggio al gatto pardo. Dicevo poco fa, andiamo a mettere la pastella, le mandorle, tutto del nostro territorio, un po' di marmellata di fico d'India che è il nostro frutto, diciamo. Abbiamo la terza pizza che è quella con l'impasto zenzero, curcuma e semi di papavero. Adesso la andiamo a ultimare con un po' di gambero rosso di Marlara. Inseriamo al centro una mozzarella. Andiamo a mettere un altro gamberone così da effetto estetico. Un po' di pesto di pistacchio. Un po' di corallo
che abbiamo ottenuto dalle teste del gambero. E voilà, è pronto. Anche il maestro Francesco Mocere, un leader, diciamo, nel territorio col suo ristorante Punzia. A partire da gennaio, le specialità su cui in qualche maniera vuole puntare nel campo della pizza è l'utilizzo di nuovo materiale. Sì, in effetti abbiamo cercato sempre di proporre delle novità, queste novità che ci consentono anche di stare sul mercato, e quindi è grazie alla volontà, devo dire, delle persone che lavorano in questa azienda che è anche loro hanno sposato e condiviso anche il nostro pensiero, quindi il pensiero dell'innovazione è quello di cercare sempre di dare delle alternative alla nostra clientela, delle alternative sfruttando anche quelle che sono le potenzialità del nostro territorio. Gli ingredienti, noi abbiamo puntato moltissimo sulla pastella, abbiamo diverse pizze, diverse paste, diverse secondi, diversi primi e anche dessert a base di pastella, questo prodotto che ci contraddistingue, che devo dire che è unico nel suo genere forse nel mondo, che i nostri casari riescono a produrre veramente in maniera sublime. E quindi abbiamo sempre cercato, come dicevo prima, di sposare tutti insieme questa volontà, questa forza di andare avanti e proporre sempre delle nuove culture gastronomiche alla nostra clientela. Poco fa ho chiesto a Gaetano, che esce dalla scuola alberghiera di Sciacca, se è consigliabile ad altri giovani seguire questa strada. Tu, dalla tua lunga esperienza, che cosa dici? Sicuramente questa è una strada da percorrere. Io invito ai giovani, no, a percorrere questa strada. Io dico sempre che questo lavoro, il lavoro del cuoco, il lavoro del pizzaiolo, il lavoro del cameriere, è un passaporto per il mondo. Cioè significa che se noi decidiamo di andare a Milano, troviamo lavoro. Se noi decidiamo di andare in Canada, troviamo lavoro. Ovunque ricercano queste figure professionali. Per cui un ragazzo che si vuole distinguere, un ragazzo che cerca la certezza di un posto di lavoro e che soprattutto abbia come dire, quelle caratteristiche necessarie che sono la curiosità, l'amare questo lavoro, sicuramente potrà trovare diverse strade che lo porteranno a successo. Tu hai conquistato nella tua carriera tanti premi. Fra tutti questi premi, quello che ricordo di più e a cui sei più innamorato qual è? Allora, il premio più importante, senza giri di parole, è sicuramente la soddisfazione che ti dà la nostra clientela quando esce dal nostro ristorante. Questo secondo me è il premio più grande che ognuno di noi possa ricevere. La nostra clientela, perché io senza l'opportuna forza di questi ragazzi, sia di cucina che di sala, di Gaetano in pizzeria, non potrei fare nulla, di mia moglie, insomma, non potrei fare nulla. Uno staff. Esatto, uno staff familiare, un ambiente molto molto familiare. Però è una vita sacrificosa la vostra, perché inizia alle 7 di pomeriggio, 6 e mezza di pomeriggio, ma poi arriva, soprattutto d'estate, arriva alle ore piccolissime, no? Ma sai, quando c'è un ambiente di lavoro sano, sereno, anche la mole di lavoro non ti crea nessuna difficoltà. Spesso e volentieri noi finiamo di lavorare dopo una giornata di intenso lavoro, ci ritroviamo tutti a tavola a ridere, scherzare e quasi quasi riprendiamo di nuovo il lavoro come se nulla avessimo fatto in precedenza. Quindi ripeto,
Si lavora meglio d'inverno o d'estate? Si lavora meglio quando si è in sintonia come noi, ecco, non ci sono le stagioni. Chiaramente fare questo lavoro d'estate è molto molto pesante, devi essere insomma molto molto forte e temprato, sennò perché è facile diciamo andare in escandescenza, è facile, però quando si è organizzati bene, ripeto, quando si è una famiglia, tutto passa. Questa è un pasto contemporaneo. Questa? Nerissima, cereale e semi, e curcuma, zenzero e semi di papavero. A partire dopo le feste natalizie vi aspettiamo con questi nuovi impasti. Vi facciamo tanti auguri di un sereno Natale, un felice anno nuovo e a presto.